Buon pomeriggio, chiediamo scusa per l'interruzione, edizione straordinaria del telegiornale per un attentato terroristico che si è verificato poco dopo le 17 di questo pomeriggio a Barcellona in Catalogna. Un furgone ha zigzagato sulla Rambla, una delle piazze più importanti della città spagnola, dove hanno sede diversi bar e ristoranti. Ha zigzagato ed ha travolto diverse persone. Un primo bilancio parlerebbe di due morti e diversi feriti. Tra l'altro, si è appena saputo che ci sono due persone che sono asserragliate in un ristorante turco e stanno tenendo in ostaggio diverse persone. La situazione al momento è tuttora in evoluzione. Tra l'altro, queste due persone sono armate. Il conducente del furgone, ricercato dalla polizia, ha abbandonato il veicolo e sarebbe fuggito a piedi. Il furgone è salito sulla parte centrale del celebre viale, appunto della Rambla del centro di Barcellona, e si è schiantato contro una edicola. La polizia è invitata a chiudere i locali. Quali misure di precauzione? Sono circa 600 le persone che sono bloccate in alcuni ristoranti nella zona di Barcellona. E tra l'altro, secondo alcuni media catalani, il bilancio sarebbe aumentato. Si parlerebbe di 13 morti, ma ripetiamo, al momento non c'è nessuna conferma in merito a questo. Tra l'altro, si è anche saputo che la polizia sta cercando un secondo furgone per quanto riguarda appunto questa strage che si è verificata poco dopo le 17 di oggi pomeriggio a Barcellona, nella cittadina catalana. Stiamo dunque verificando e stiamo vedendo anche le varie situazioni che si stanno evolvendo. Alcuni media catalani dicono che i morti sarebbero aumentati, sarebbero 13, ma al momento non c'è nessuna certezza. Il Ministero degli Esteri italiano sta verificando la presenza di turisti italiani che potrebbero essersi trovati sicuramente nella zona dell'attentato. Questa al momento è la situazione che vi possiamo dare a quest'ora. Naturalmente continueremo a monitorare la situazione e vi terremo costantemente informati nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Per ora ci fermiamo qui.